Sei sorelle, anticipazioni, trama puntate, dall'8 al 12 maggio 2023. Francisca rischia la vita. Sei sorelle sta per tornare dopo un anno di pausa. Le vicende delle sorelle Silva tornano per tutto il periodo estivo in sostituzione delle puntate del Paradiso delle Signore. La soap spagnola verrà trasmessa dal lunedì al venerdì, tutti i giorni come accadeva per il Paradiso. Fino a settembre e dall'inizio della nuova stagione televisiva, i telespettatori continueranno ad assistere alle interessanti storie delle sorelle Silva. Ma ecco che cosa sta per succedere. Lunedì, 8 maggio 2023. La quarantena in fabbrica non è finita ed i malati di vaiolo aumentano di giorno in giorno. Le Silva temono di finire nel mirino se qualcuno le accuserà di non aver rispettato i criteri di sicurezza dei lavoratori in fabbrica. Diana e Salvador attendono che le cose vadano meglio mentre anche loro devono rispettare la quarantena, rimanendo chiusi all'interno della fabbrica. Francisca inizia ad accusare strani sintomi e ben presto si scopre che purtroppo la ragazza ha contratto il vaiolo. Le sorelle provano ad assisterla come possono, ma il medico fa sapere che Francisca deve rispettare la quarantena e non avere contatti con nessuno se non con le infermiere specializzate, altrimenti si rischia il diffondersi dell'epidemia. Il suo innamorato Gabriel non accetta di non poterla vedere in un momento così delicato e si introduce dalla finestra di casa per poter stare un po' di tempo con lei e vederla. Francisca, ancora cosciente, è scioccata ed inizia a capire che prova qualcosa di profondo verso questo ragazzo così audace e coraggioso. Martedì, 9 maggio 2023. Cristobal, Salvador, Diana e Blanca continuano a farsi in quattro per assistere gli infermi che si moltiplicano in fabbrica. I quattro sono al momento gli unici che hanno l'autorizzazione a stare con Francisca ed anche con gli altri ammalati. Blanca chiede ed ottiene la possibilità di diventare assistente di Cristobal, infatti, perché è immune alla malattia dopo averla già contratta in precedenza. Blanca è al settimo cielo dopo essere diventata assistente di Cristobal e si fa in quattro per questo ruolo. Non tutti però sono entusiasti quanto lei di questa novità. In particolare Donna Dolores non è affatto felice di vedere Blanca così vicina a Cristobal e così impegnata in questo ruolo. Intanto le condizioni di Francisca peggiorano e sembra che la giovane faccia fatica ad interagire con gli altri e a rimanere cosciente. Cristobal inizia a preparare le sorelle Silva alla possibilità che ormai il corpo di Francisca sia troppo debilitato per affrontare con successo questa malattia così pericolosa. Mercoledì, 10 maggio 2023. Salvador ottiene una proroga per la consegna di un ordine, soprattutto alla luce della situazione molto complessa che si sta vivendo in fabbrica. Si tratta di quello alle terme, che potrà essere recapitato senza che Diana venga consultata in alcun modo. Diana si infastidisce molto quando ottiene la conferma del fatto che Salvador continua a muoversi riguardo questioni della fabbrica senza rivelarle niente e senza informarla passo passo. La tensione tra i due è palpabile anche in un momento così difficile e doloroso per tutti. Don Luis viene a sapere che le condizioni di Francisca si stanno aggravando e che lei potrebbe non riprendersi. Quindi decide di affrontare il resto delle sorelle Silva e chiede loro di poter andare a farle visita. Purtroppo, come sempre, le persone esterne non possono incontrare i malati perché rischierebbero di far dilagare l'epidemia. Successivamente, Cristobal decide di dichiarare conclusa sia la quarantena della fabbrica, sia a casa delle sorelle Silva per tutte le ragazze entrate in contatto con Francisca. Ovviamente la quarantena per quest'ultima non è finita, né le sue condizioni di salute sono migliorate. C'è grande tensione quando Cristobal conferma che sembra proprio che i farmaci non stiano facendo effetto sulla povera Francisca. Giovedì, 11 maggio 2023. Cristobal dichiara ufficialmente conclusa l'epidemia, che purtroppo ha lasciato dietro di sé una scia di morte e distruzione. La fabbrica può tornare a lavorare a pieno ritmo e Diana e Salvador sono costretti a tornare a concentrarsi sugli affari e sul futuro dell'attività. Allo stesso tempo si continua a lavorare sull'affare con le terme,
quello attualmente più importante e che potrebbe garantire delle entrate significative a Silva. Le sorelle Silva ricevono una notizia che lascia tutte sconcertate. Infatti viene riferito loro che devono prepararsi al peggio perché le condizioni di Francisca non fanno che peggiorare e potrebbe perdere la vita da un momento all'altro. Cristobal invita le ragazze a cercare il modo ed il momento opportuno per dire addio alla loro amata Francisca. Per tutti quanti si tratta di un momento intimo e doloroso, mentre ormai Francisca non è più cosciente e quindi non ha modo di assistere alla dimostrazione d'affetto da parte delle sue sorelle. Proprio quando tutte si riuniscono per un addio straziante, le condizioni di Francisca sembrano improvvisamente migliorare e lei riacquista di nuovo conoscenza e la lucidità. Venerdì, 12 maggio 2023. Benjamin fa rientro in fabbrica anche se ormai è diventato completamente cieco dopo la convalescenza. Tutti sono molto stupiti ed emozionati per la grande forza di volontà che sta dimostrando, dato che svolge tranquillamente i suoi compiti nonostante il grave problema alla vista che l'ha colpito. Francisca ribalta tutti i pronostici di Cristobal e degli altri medici che l'avevano visitata. Infatti le sue condizioni di salute migliorano in maniera evidente e lo stesso Cristobal fa sapere alle sorelle che la loro cara parente è sulla via della guarigione. Diana scopre che c'è un ammanco nella cassaforte della fabbrica ed ovviamente si preoccupa. Dice alle sorelle che sicuramente c'è un ladro che forse può aver approfittato della quarantena e sarà un operaio, perciò bisogna cercare di capire chi possa fare una cosa del genere tra loro. Il colpevole invece è molto più vicino a lei di quanto possa immaginare e non si tratta affatto di un operaio. È stato Salvador a rubare i soldi dalla cassaforte nel tentativo di risolvere la sua difficile situazione. L'uomo non riesce ad ammettere con Diana di essere stato il responsabile dell'accaduto, anche quando la vede preoccupata ed alla ricerca del denaro e del colpevole. Voi che cosa ne pensate? Credete che Francisca riuscirà a riprendersi completamente e dopo questo avvenimento prenderà una decisione definitiva in merito ai suoi problemi sentimentali? A voi i commenti. Anticipazioni 6 sorelle, puntate spagnole. Francisca scompare su un treno. Sei sorelle torna ad andare in onda dopo essere stata sostituita da Il Paradiso delle Signore per tutto il periodo autunnale ed invernale. La soap opera spagnola ritorna per fare compagnia al pubblico d'estate e, nel corso delle prossime puntate, ci saranno momenti pieni di tensione per via di Francisca, che scomparirà a bordo di un treno. Ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni 6 sorelle, puntate spagnole. Le sorelle Silva preoccupate per la guerra. Nelle puntate di 6 sorelle che stanno tornando in onda in Italia, i telespettatori assistono alla preoccupazione delle sorelle Silva per l'epidemia di vaiolo che sconvolge la fabbrica e non solo. Nel corso delle puntate spagnole, ci sarà un altro avvenimento storico che entrerà nelle trame. Si tratta della Prima Guerra Mondiale, che inizia a cambiare la vita delle sorelle. In particolare Blanca, che era stata colpita da una malattia, inizia a migliorare a vista d'occhio. La regina Vittoria Eugenia si mette in contatto con lei e la invita a prendere parte ad alcune cause umanitarie in merito alla guerra che sta imperversando. Blanca si è già impegnata in precedenza in altre cose simili e perciò tutti cercano lei. Nel frattempo, a Madrid, dove vivono le Silva, cominciano a scarseggiare le risorse alimentari e per questa ragione tutti sono in grande apprensione. La fabbrica delle sorelle rischia la crisi, ma soprattutto la preoccupazione aumenta quando si scopre che Francisca, che si trovava all'estero, è proprio al centro delle ostilità in Belgio. La ragazza dice che intende tornare quanto prima dato che la situazione in Spagna è più tranquilla. Anticipazioni 6 sorelle, puntate spagnole. Francisca dispersa su un treno dopo l'esplosione. Francisca prende subito un treno per raggiungere il resto della sua famiglia. Dopo aver informato tutti che stava iniziando il viaggio, però, Francisca scompare nel nulla. Infatti non si hanno più sue notizie.
Successivamente le Silva vengono a sapere che un treno carico di munizioni si è scontrato contro un altro, causando un'esplosione. Si scopre che ci sono tanti morti e tanti feriti, purtroppo, ma anche tanti dispersi. Le Silva iniziano a temere seriamente che possa esserci proprio la loro sorella a bordo di quel treno e che possa aver perso la vita. Nel frattempo Blanca si sente spiazzata, dato che era in partenza per iniziare le sue operazioni umanitarie. Cristobal condivide la sua preoccupazione per la sorella, ma la incoraggia ad accettare comunque la proposta che la rende così felice, a patto che stia attenta alle sue precarie condizioni di salute. Don Luis attende con ansia il ritorno della sua amata Francisca e fa il possibile per capire che fine abbia fatto. L'uomo, però, si lascia andare ai tentativi di seduzione di Beatriz e finisce nelle sue braccia. Voi che cosa ne pensate? Credete che Francisca riuscirà a sopravvivere all'esplosione o le sorelle avranno una terribile notizia? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.